Quest'ultima parte della tua missione, secondo quello che la Madre Santissima ti aveva detto a Fatima nel 1989 e successivamente poi confermato da altri messaggi che hai ricevuto, era di additare o di smascherare il volto dell'Anticristo. Ecco, in questo momento, per tutte le cose che stanno accadendo sia in Italia che nel mondo, lui sembra vincere su tutti i fronti. Sembra che il suo potere non tema alcun indebolimento, eppure noi sappiamo dalle profezie della Santa Madre che a partire dal 2017 il suo potere sarebbe andato via via indebolendosi. Ecco, a tuo parere, qual è l'evento che, diciamo, scatenerà quella sua crisi, quella difficoltà che lo costringerà a venire allo scoperto e quindi ad essere additato? Che cosa accadrà nel futuro? Qual è, secondo te, per quello che tu sai, l'evento che porterà l'anticristo ad essere smascherato? Allora, intanto dal 2017 fino ad oggi, che sono passati circa 5 anni, è nato un movimento che si chiama Our Voice di giovani in tutto il mondo, in particolare nel mondo latinoamericano, dall'Italia al Sud America, che sta formando centinaia di attivisti. Migliaia e migliaia di simpatizzanti, di giovani, è nato sempre in quegli anni, oltre a questo movimento, un movimento che ha una di giovani una fama un pochino, diciamo, più mass mediatica, quella di Greta Thunberg, che protestava contro il medio ambiente. I giovani di Our Voice con Sonia Bongiovanni ha una protesta più ampia a 360 gradi contro l'inquinamento della terra, contro la guerra, contro le discriminazioni razziali, contro le diversità, tra virgolette, le scelte sessuali delle persone, contro la violenza sulle donne, contro la mafia, contro la corruzione, attraverso l'arte. Quindi tutto ciò che ho detto, una forma artistica, poetica, con la pittura, la musica, la recitazione, il teatro, il cinema, il ballo, il canto, una protesta violenta ma bellissima, perché sono artisti straordinari, che ha fatto presa sui mass media. L'ultima è una grande manifestazione di fermo immagine, lo chiamo io, teatrale, scenico, drammatico, in difesa della donna che viene violentata. A Montevideo c'erano decine di migliaia di persone presenti in questa piazza a vedere questo spettacolo e a inneggiare, a fare standing ovation, perché questa immagine era l'immagine della difesa della donna. Ne hanno parlato, tra l'altro, moltissime televisioni del mondo, persino il New York Times in lingua spagnola ha riportato questa notizia straordinaria di questi giorni. E la lotta esemplare in Italia mai avvenuta negli ultimi 150 anni di mafia, che questi giovani hanno una sede a Palermo, insieme modestamente alla nostra sede Antimafia 2000 del giornale, dove nella città girano la città, la Sicilia e l'Italia con questo attivismo. E la mafia se lo deve assuppare, diciamo noi, cioè non può reagire, non reagisce, non ha la forza di reagire. Ecco, questo è uno dei primi segni, Pierre, che ti dicono che l'anticristo comincia a perdere il potere. Mai accaduta una cosa del genere, né durante la guerra fredda, né dopo la guerra fredda, né durante il dominio della mafia siciliana, né dopo. È una novità assoluta, laicamente parlando. Teologicamente parlando, è il segno che questi giovani, con in testa questa creatura un po' folle ma molto determinata e artista, che è mia figlia Sonia, che trascina
questa massa di giovani e trascina, costringe, nel senso più bello della parola, che il pubblico veda, partecipi. Ecco, questo facendo un'equazione matematica non è né tema di fede né tema di credere o no, è una questione scientifica. Se continuano così e nessuno interviene del potere per fermarli, come io ho ragione di credere, entro fra 5 anni, quindi 10 anni dopo che è iniziato il secolo, è finito il secolo del demonio, questi giovani diventano 500.000. Fra 10 anni, credo, alla fine intorno al 2030, il gruppo Voice, se non lo ferma nessuno, credo che sarà composto tra i 10 e i 15 milioni di giovani. Ecco, questa è già una massa critica, Pierre, che può affondare anche politicamente il potere dell'anticristo. Inizia a prendere piede anche politicamente. E quello è l'inizio della fine. Il resto che pensano gli extraterrestri. Quindi, come sarà attaccato a tutti i giovani, a Somi, a Tobita, a tutti i giovani come lei, in Cina, in Russia, in Italia, attaccheranno l'anticristo. Cioè, si concentra lì la forza di uno dei due testimoni.